scusate per il ritardo, nel libro di Italia, ma stamattina abbiamo trovato l'Anzio dei Celestini un po' allagato. Quindi insomma, speriamo che abbiamo auspicio a sentire anche la bagnata, a sentire fortunato, speriamo di riprendere. Il 13 novembre sarà un giorno sicuramente importantissimo per la nostra città e sono convinto che chi oggi è qui sarà super informatissimo sul progetto Enercas e sul dibattito, perché ormai un anno e mezzo, se non di più, che prima in pratica ha monopolizzato il dibattito cittadino e quindi insomma dovremmo anche poter chiedere il risarcimento dei danni soltanto per tutte le energie che siamo costretti a spendere da ormai in tutto questo tempo. Ci mancava soltanto il mondo vitale, il mondo liquido, a ricordarcelo sulle reti nazionali, su Sky, su Mediaset Premium, insomma, prima di ogni gara della Serie A. E chissà insomma cos'altro ci aspetta ancora, perché il percorso davvero che abbiamo intrapreso, insomma, che se ne dica, è un percorso che attraversa un terreno inesplorato sicuramente per tutti noi, quindi anche diciamo, per la classe dirigente e per l'amministrazione. È la prima volta in assoluto, infatti, che i montelloniani sono chiamati ad esprimersi su un referendum, diciamo, comunale. E ci stiamo, spero, rendendo conto, man mano, sempre più, che non è affatto un percorso semplice o esente da rischi. Innanzitutto per l'amministrazione stessa e per la coalizione, diciamo, del governo. Perché abbiamo di fronte un'azienda pregiudicata che pur di portare a termine la sua impresa esclusivamente speculativa non è disposta a fermarsi davanti a niente o a guardare in faccia assolutamente nessuno. È un'azienda che può tranquillamente rimangiarsi, diciamo, la parola data, la parola pronunciata dinanzi all'amministrazione e alla coalizione di governo di un'intera città il 21 luglio del 2015, quando ormai diciamo, sono famose le parole che viaggeranno ancora a lungo, a monito soprattutto per chi voglia invece fare impresa rispettando il territorio in cui va a chiedere il permesso, insomma, possibilmente, rispettando le comunità, rispettando le istituzioni che rappresentano. E risaputo infatti che Merale disse che come mai non avesse avuto il consenso sia dell'amministrazione sia della città e quindi dei cittadini, Enercas non avrebbe esitato un attimo a fare un passo indietro. E invece siamo qui. È un'azienda che può comprare un'intera squadra di calcio, la squadra di calcio locale, che può cercare di comprarne i tifosi regalando dei panettoni, che può ingaggiare suo malgrado uno degli attori più rappresentativi della regione per una pubblicità su scala nazionale del valore, insomma, di qualche milione di euro sicuramente. Insomma, con una multinazionale del genere che noi abbiamo a che fare, non si tratta di una questione, diciamo. E allora, di fronte a questa minaccia, che cosa abbiamo fatto? Perché abbiamo intrapreso la strada, diciamo, del referendum? Per cominciare da quello che abbiamo fatto, pur con tutte le critiche che ci si possono, insomma, che si possono muovere, gli errori, le sottovalutazioni che secondo alcuni sono state compiute, noi siamo effettivamente diciamo, prontissimi a fare, voglio dire, qualsiasi autocritica, non è quello il problema, ci assumiamo sempre le nostre responsabilità. Però i fatti dicono che noi abbiamo approvato numerose delibere di giunta per contrastare il progetto, che all'unanimità con il Consiglio Comunale abbiamo approvato una delibera per contrastare Enercas, che abbiamo promosso dei ricorsi amministrativi contro il Ministero, contro il Ministro che sono ancora in piedi. Il Presidente Emiliano, che è del PD, si è espresso più volte a nostro sostegno nella battaglia contro Enercas. Abbiamo agito a tutti i livelli e 6 mesi fa, quindi non altro ieri, 6 mesi fa, abbiamo intrapreso l'iter che ci porterà il 13 novembre a voto, con l'approvazione del regolamento per l'utilizzo del referendum, per l'espletamento del referendum, ed è necessario, appunto, ci sono modifiche allo statuto che andavano fatte per legge. E però si accusa il sindaco, il parlamentare, la
Vangelo di non aver partecipato ai cortei, di non essere stati ogni giorno in piazza. A parte che ai cortei hanno partecipato vari dirigenti, vari esponenti del PD. Ma il punto non è questo, il punto è che credo che non sia questo che si debba, diciamo, pretendere o si possa imputare ad un rappresentante di un partito di governo che governa da 20 anni una città, che esprime il governo regionale e il governo del paese. Ad ognuno il proprio ruolo, ognuno agisce con i propri metodi e con le proprie strategie, e saranno poi i fatti a spiegare, diciamo, l'efficacia. E non si può nascondere, tra l'altro, che noi rappresentiamo un terzo degli elettori della città e siamo stati riconfermati al governo della città appena un anno fa, e ci eravamo già espressi durante la campagna elettorale contro l'Entras. Non è una novità, quindi, diciamo, la nostra posizione. E però sono le critiche sul metodo e sulla strategia del perché non siamo stati sempre in piazza. Ecco perché non possiamo accettare, sinceramente, alcuna lezione da chi tiene comportamenti al limite della schizofrenia, vota per il quesito referendario una novità con la conferenza di capigruppo, un attimo dopo vota contro l'iniezione del referendum in consiglio comunale, il giorno dopo dimentica, diciamo, con orgoglio questa scelta, perché il referendum è inutile, perché è uno spreco del denaro pubblico, perché già si è espresso tanto con unanimità il consiglio comunale, il che, insomma, detto dei profili della democrazia diretta, diciamo, quantomeno è singolare. Ed il giorno dopo ancora annuncia l'inizio della campagna referendaria, come a dire, guardate, grazie a noi ora stiamo facendo, diciamo, la campagna referendaria, ma dove? Se il referendum è stato indetto, soprattutto grazie al lavoro della coalizione e all'impegno che spesso, diciamo, può essere anche silenzioso da parte del PD, ma che sicuramente è costante e determinato, e infatti abbiamo indetto il referendum. E quindi, se la città si esprimerà il 13 novembre e se il Movimento 5 Stelle può stare in piazza o in linea con il gazebo a fare la campagna referendaria, di sicuro non è perché loro hanno detto il referendum, ma perché il PD è il centro-sinistra che ha voluto fortemente l'iniezione del referendum contro l'Eritas. Noi indichiamo, diciamo, con convinzione una direzione. E però ora, perché diciamo che è fondamentale che la città partecipi in massa alla campagna referendaria e al voto del 13? E che quindi risponda all'appello, diciamo, fatto dai consiglieri comunali, dalla classe dirigente che rappresenta. E quali sono i rischi di questa campagna referendaria? Innanzitutto la partecipazione forte, diciamo, dei cittadini è essenziale, perché va scontrata una volta per tutte il campo dalle solite stancanti argomentazioni disfattistiche che non servono assolutamente a nulla e che però ancora, diciamo, si sentono, vuol dire, girano all'interno della città. Argomentazioni che soprattutto spesso fanno meno sulle condizioni di lavoro, quando sappiamo benissimo, senza alcun infringimento, che i posti di lavoro sono, come dire, poche decine, e che soprattutto quelle poche decine sono già accaparrati, ok, da chi, diciamo, è stato comprato da Airbus, quindi non sarà neanche un concorso, diciamo, di merito per la partecipazione a accaparrarsi, diciamo, questa cinquantina di posti di lavoro. Argomentazioni che si fondano su insopportabili, tanto è tutto già deciso. Non è assolutamente vero nulla, i sostenitori di Enerpass, infatti, e ce ne sono, avrebbero fatto volentieri a meno del referendum. Ed è proprio questo, sinceramente, il rischio maggiore che vedo in questa campagna referendaria. Cioè che, come troppo spesso ci accade, alla fine poi, vuol dire, deragano il cinismo, lo scetticismo, il disfattismo, questa sorta di campagna elettorale perenne, fondata sulla disinformazione, sul sospetto, sulla rissa virtuale, dei commentatori anonimi. Insomma, dove meno si sta, più si sospetta. Che voglio dire, descrive perfettamente il livello molto
basso del dibattito, insomma, cittadino, di cui siamo schiavi da un po' di tempo. Oppure ancora argomentazioni, giusto per andare fino in fondo, su cui si usa l'argomento, ma quel rappresentante, quel consigliere, fa il doppio gioco, è già d'accordo. Ok, io mi chiedo però, se anche fosse vero, ammettiamo che fosse anche vero, può essere questo un argomento? Sarebbe questa una giustificazione sufficiente per non combattere una battaglia del genere? Cioè per i cittadini di non attivarsi con i fatti, comunque sia per questa battaglia? Insomma, davvero creiamo una comunità che con l'anni, diciamo, della mala politica, essendo tutta colpa della politica, non senta più, vuol dire, nemmeno l'esigenza di lottare per una cosa che viene giusta. E poi tra l'altro, guardate, ognuno resta responsabile per ciò che ha detto, che ha fatto, ognuno sarà responsabile per quello che dirà, per quello che farà. Il rimedio però non è affermare che il referendum è inutile e quindi io me ne sto a casa, facendoci del male ancora una volta. Il rimedio è molto più semplice, basterebbe chi è convinto che qualcuno sta facendo il doppio gioco. È molto semplice, diciamo, è sufficiente, basta non rileggerlo al prossimo giro. Però il rischio altrimenti, se vuol dire non stiamo almeno, diciamo, non siamo d'accordo su questo punto, questa impostazione, finisce che ci teniamo l'eletto che si ritiene inferiore e in più ci ritroveremo con il più grande deposito di CPL d'Europa e non sarebbe sinceramente il massimo di risultati, diciamo, più ambiente. È una questione troppo importante questa per restare soltanto a guardare, per restare a casa. Non lasciamo che si trasformi nell'ennesima corsa all'elettore, corsa alla spilletta, perché non è davvero questo, non si tratta di questo. È un'occasione, soprattutto secondo me, perché la città riscopra anche un suo protagonismo, diciamo, positivo. E quindi che i cittadini non si aspettano semplicemente di essere convocati dal rappresentante di riferimento, dal consigliere di riferimento, dal partito di riferimento. Se non mi piace il comitato cittadino, non è una classe, perché c'è il segretario delle politiche non vi è simpatico. Allora ci sono per esempio i ragazzi del collettivo, ci sono tante altre iniziative, sia per i giovani, sia per ogni parte della cittadinanza. E se non dovesse piacere neanche quel contenitore, allora fatene un altro, per fare un comitato, bastano 5 minuti. Ma non restiamo per cortesia questa volta a casa con le mani in mano. Abbiamo visto già 40 anni fa quando può costare una scelta del genere. E sappiamo benissimo che poi, diciamo, la semplice protesta successiva non è sufficiente. Non è sufficiente. E allora per chiudere dovrebbe essere chiaro che la posta in gioco è solo ed esclusivamente la dignità di una città, che non è in vendita, che non si fa comprare. Non è in questione un'amministrazione, un sindaco, un partito, un altro. Semplicemente la nostra storia. Sinceramente, insomma, credo che questo passi per arrivarsi in massa al voto il 13. Grazie.